Amici di Accordo, ben trovati come sempre da Alex Massari. Questo mese, nel nuovo appuntamento con Classic Rock Master, parleremo di Edward Van Halen, chitarrista importantissimo, fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo della chitarra rock, soprattutto nella sua veste più moderna. Da molti considerato l'iniziatore di un modo di suonare che sfocerà poi nello shred, nel metal e più in generale in un modo di suonare più legato alla tecnica. Nella traccia che ho preparato ho cercato di mantenere il livello di difficoltà e di velocità quanto più abbordabile fosse possibile, mentre per quanto riguarda il suono sono entrato nel mio Tech 21 e attraverso l'uscita bilanciata direttamente nella scheda audio. Ho utilizzato solamente un Fulton OCD per spingere un pochettino di più il canale dell'ampli, il canale clean dell'ampli, e rimanendo fedele alla mia Stratoflame, quindi utilizzando dei single coil e anche per questa situazione timbrica particolarmente aggressiva. Nella traccia non mi sono ispirato a nessun brano in particolare, ma ho cercato attraverso dei cliché ricorrenti di sottolineare anche l'importanza e l'influenza che ha avuto questo chitarrista sui suoi successori. Buon ascolto! Tanto per chiarire subito la direzione presa, l'ingresso è affidato a due note trattate con la leva del vibrato, un La vuoto e un Si e un Sol presi come armonici naturali al quinto tasto sulla seconda e terza corda. A tal proposito ricordo che l'uso di questo dispositivo non ha segreti particolari, molto è affidato alla nostra sensibilità musicale, chiaramente anche ad un funzionamento corretto del blocco tremolo e ad un buon setup. Un piccolo consiglio però può essere quello di tenere comunque sempre d'occhio il punto di riposo della leva che ristabilisce l'intonazione. Quindi evitando di andare ad intervenire troppo frequentemente sulla barra, ritoccando in continuazione il pitch, quindi l'intonazione. Il primo riff è suonato con degli armonici artificiali, presi colpendo con l'indice della mano destra a mo' di tapping,
12 tasti sopra alle note diteggiate dalla sinistra sulla tastiera. Anche con l'indice. Nessuna particolare difficoltà se non quella di cercare di liberare la corda immediatamente dopo il colpo, evitando di fermare l'indice sulla stessa. Questa parte e la ritmica vera e propria è a base di power chord e palm muting. In questo caso di dosare bene il palm muting sul ponte per cercare di dare la giusta sonorità. Nella sezione seguente gli accordi che si muovono tra La minore, Sol e Fa vengono collegati tra loro con degli slide. Svuotamento della ritmica che farà da sostegno al solo e che chiaramente è stato lasciato nella backing track.